a tutti, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Oggi sono felicissima di provare Serendipity di Melissa Tani. Seguo Melissa da tantissimo, mi piacciono un sacco i suoi video, i video di Riccardo, mi piacciono un sacco le sue storie, mi piace il suo stile, la sua casa, il suo studio, mi piace proprio il suo stile di vita e mi rispecchio molto, soprattutto nei gusti, magari un po', dei vestiti o del marmo, di queste cose qui. Quindi sono felicissima che finalmente sia uscita la sua palette e sia uscita lei con il suo brand. E quindi, cioè, vedere le persone che realizzano il proprio sogno, persone buone che se lo meritano, fa veramente bene all'anima e quindi è anche bello poter supportare, questo progetto. Quindi, eccola qui. Allora, è bellissima, cioè, è marmo. Come si fa a non voler, cioè a non amare il marmo? Serendipity è un nome pazzesco che si addice veramente tantissimo, è una parola veramente bellissima. E quindi, cioè, bellissima. Poi è molto leggera, compatta e soft touch, quindi è morbida al tatto. Cioè, è pazzesca. Andiamo ad analizzarla anche all'interno. Anche se sicuramente avrete già visto il video di presentazione, il video dove le persone la provano, quindi non voglio soffermarmi tanto, voglio subito provarla. Questa comunque è la palette color. Allora, io l'ho presa soprattutto per il grigio, perché non ho palette con un bel grigio e quindi oggi credo proprio di utilizzarlo. Ero indecisa se fare due trucchi, cioè due look sui due occhi diversi, ma credo di farne alla fine uno solo per fare proprio una bella foto e fare un trucco sul grigio che non ho mai fatto su di me. Però di bello c'è anche Olive che state utilizzando tantissimo, ho visto, e anche Snake, anche questo lo state utilizzando un sacco, quindi magari i prossimi look lo utilizzeremo. E sono anche curiosa di utilizzare Sparkle perché mi sembra pazzesco anche lui. Sicuramente oggi andiamo a utilizzare l'Ola che Melissa descrive come un nero che non è intenso, quindi è anche un pochino più facile da sfumare, non è proprio quel nero bello power, infatti non andremo a giudicare quello in quanto è proprio voluto che sia così, però credo che sia molto adatto per intensificare il grigio che è marble, è pazzesca. Facciamo velocemente la base perché non vedo l'ora di utilizzarla. Allora, inizio subito con il fondotinta, sto applicando gli HD di Make Up Forever che praticamente sto utilizzando solo su di me in questo periodo, non li sto più utilizzando sulle clienti perché sono un po' vecchiotti, quindi li sto finendo. Ad esempio il chiaro non ce n'è più tantissimo, per cui sulle clienti sto usando quelli di Kryolan che sono nuovi e devo dirvi che preferisco quelli di Kryolan assolutamente. Tra l'altro quando li ho comprati mi hanno detto che praticamente quello di Kryolan hanno preso HD di Make Up Forever e Dior Vexage, li hanno messi insieme, hanno tolto alcuni difettucci che avevano notato e quindi hanno creato il fondotinta di Kryolan, per cui io comunque vedo che è un livello superiore a questo, anche se questo rimane comunque molto leggero, molto luminoso e rimane veramente bello. È veramente impercettibile e molto luminoso. Allora, applico il primer, voglio andare dopo a fare sopracciglia, contouring, bronzer o blush. Perché voglio dare spazio proprio alla palette per poi abbinarci il resto, quindi andiamo subito a provarla perché sono troppo curiosa. Non li ho neanche swatchati perché volevo che fosse impeccabile in questo video. E poi in realtà, cioè, è talmente bella che ho proprio paura di rovinarla. Ovviamente Melissa l'ha fatta per poter farcela utilizzare, quindi andiamo a utilizzarla. Allora, visto che voglio farla sui toni del grigio, vado direttamente con Marble. Sono pronta, direi di andare subito con Marble. Sono un sacco agitata nel provarlo, perché comunque sono super curiosa e non ho mai utilizzato un grigio. Ma la pigmentazione ne ho preso veramente pochissimo. Ho fatto due tocchi e guardate qui. È super pigmentato.
preso un pennello più ampio per andarlo a sfumare e si sfuma in un attimo. Guardate come rimane bello. E io sono innamoratissima perché si stratifica bene e si sfuma in un attimo. Quindi è praticamente perfetto. Faccio la stessa cosa nell'altro occhio. Io lo trovo veramente super bello e super comodo da sfumare, da applicare. Quindi è veramente pazzesco. Adesso voglio andare a provare ad intensificare il tutto con Lola, così vediamo anche la scelta di mettere un nero un po' più leggero e vediamo come si sfuma. Lo applico sulla fine dell'occhio, alla faccia del poco scrivente. Ok, non è un nero pienissimo, ma io ho visto dei neri peggiori spacciati per neri super mega coprenti, quindi è veramente bello. Allora, cioè, secondo me si vede proprio che sono stati studiati per essere lavorati insieme e insieme sono davvero pazzeschi. Lola si sfuma benissimo assieme a Marble e diventano un colore unico, ma sfumato. E mi piace veramente tanto la combinazione, mi sono allungata anche un po' sotto, è venuto un look un po' più intenso, ma molto bello. Guardate, cioè io non ho fallout. È incredibile come un nero, che comunque scrive, perché scrive, non abbia fatto fallout per niente e ha comunque un grigio. Quindi veramente complimenti, secondo me sono degli ombretti, come hanno detto tutti, utilizzabili da principianti perché sono veramente sfumabili in un attimo e appunto non facendo fallout non vanno a creare macchie sotto, non vanno a creare pasticci e sono veramente super comodi. Ovviamente sto parlando soltanto dei due che ho provato, per cui andremo a provare anche gli altri per fare una recensione completa, ma così io sono super innamorata. Allora vado a fare la cat crease, utilizzo sempre il primer di Revolution. Vediamo un po' Ice se è davvero così bello quanto nella cialda. Nella cialda è pazzesco. Vado direttamente col dito la parte sopra, piuttosto la sfumo con il pennello e proviamo. Credo non abbia una base, ma siano soltanto tanti glitter pressati, ma comunque andiamo a scoprirlo. Esatto, probabilmente rende di più con una base di Marble, quindi facciamo una base veramente veloce di Marble, perché non ho una base colore. Ok, proviamo ora. Esatto, tutta un'altra cosa. Molto meglio con Marble al di sotto, perché Ice sono soltanto glitter, non ha una bella base piena, quindi l'abbiamo creata noi con l'ombretto. Guardate quanto è bella e quanto spicca comunque. Con il pennello vado a fare la riga sopra. Mi piace tantissimo. Adesso allunghiamo Lola per sfumare. Ok, all'interno voglio andare di Crystal. Vado sempre col dito. Pensavo fosse un po' più freddo, ma comunque un tocco di caldo. Matita nera. La matita nera con Lola e faccio l'angolino interno che mi piace un sacco. Wow, non mi sono mai vista di grigio e questo look mi piace tantissimo. Allora, io e la mia pigrizia abbiamo scelto di non mettere le ciglia finte, però guardate questo mascara quanto è bello. Se solo lo trovassi, perché l'ho perso, non lo trovo più.
Vi lascio il nome della mascara nei commenti perché in questo momento non lo trovo più. Come sapete non ci vedo niente, quindi ho tutti i trucchi sparsi. Però è della Rimmel ed è pazzesco. Ora non può mancare l'illuminante, quindi vado ad utilizzare il Basic Marble, cioè perché è super mega abbinato a questa palette, che al contrario, perché cioè è adatto, è super adatto, e in più è bellissimo, e lui è di Basic Gaia per Cosmify. Quindi andiamo a riempirci. Avevo anche il pennello di Gaia, però vabbè, ho preso questo. Perfetto, ora devo capire il rossetto, perché la mia mente dice grigio, ma vorrei non creare tutta una roba grigia, quindi magari un nude freddo. Vediamo un po'. Ok, voglio ascoltare la mia mente e mettere questo di Wycon, anche perché poi sulle labbra un po' tende a scaldarsi, non è proprio grigio intenso, come già si può notare, quindi proviamo, al massimo lo tolgo. Comunque questa palette è anche comoda come specchio perché è leggerissima e lo specchio è davvero grande, quindi anche questa è un'ottima soluzione, infatti è stata pensata anche per da portare in viaggio, per essere proprio compatta e più comoda. Ecco qua il rossetto, vado al di sopra con Ice, facciamo questa prova. Che dire, mi piace tantissimo il look occhi, mi piace come ho abbinato il rossetto, spero che mi piaccia anche durante le foto, se no vado a cambiarlo. Parlando della palette, mi è piaciuta un sacco la scelta di colori, il fatto che sia leggera, che sia soft, il marmo, lo specchio grande che non è scontato, e i colori che ho provato sono stati Marble, Ice e Lola e anche Crystal, e per ora loro sono stati fantastici e si sono sfumati in un attimo. Sicuramente farò altri video provando tutto il resto dei colori perché sono davvero molto belli e danno un sacco di ispirazione, soprattutto anche per come sono composti. Quindi per il momento ovviamente questa palette è super approvata, io sono felicissima di questa uscita, non vedo l'ora che ci siano altri prodotti del brand di Melissa, così da provare altro, perché ho già visto che c'è una grandissima qualità in questi ombretti, quindi sicuramente saranno altri prodotti di qualità. Un'altra cosa degli ombretti è che non hanno fatto fallout per niente, solo un pochettino quando ho applicato Lola all'interno dell'occhio, ma sfumandoli no, è comunque un look molto intenso, quindi qualsiasi altro ombretto avrebbe fatto un po' di fallout. Quindi veramente complimenti a Melissa per questa uscita. Non vedo l'ora di provare altri colori e fare altri look, e quindi per il momento ci possiamo salutare. Fatemi sapere nei commenti se avete comprato la palette, se vi piace, se siete incuriositi, se cosa ne pensate un po' di tutti questi colori, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!